Proprio città dopo 27 giorni e conferma la tendenza al celeste, non si passa in 20 partite, 13 vittorie e 7 pareggi. Eppure il Treviso non interpreta male la gara, recupera Ganci schierato davanti assieme ad Anaclerio. Qui però una prima iniziativa sull'out di sinistra per il Messina, non arriva per la deviazione al centro dell'area di rigore Sosa dopo il buon lavoro da parte di Napoli. Di Napoli a colloquio con Giampana, il secondo tempo sicuramente le cose migliori. La punizione di Parisi, il colpo di testa vincente per Arturo Di Napoli, è il gol numero 14 del suo campionato. È il gol che sblocca la situazione con dedica speciale, come possiamo vedere. Arriva al minuto 50. L'abbraccio con Parisi, 27 gol in due, sono due punti di riferimento assoluti per Mutti e per questo Messina. Passano 6 minuti, il Treviso continua a fare la sua gara e alla prima vera grande iniziativa trova il gol dell'1-1 con Monticciolo che viene pescato perfettamente da Ganci. Nulla da fare per Storari, la partita torna in equilibrio, primo gol del campionato per Monticciolo, buono l'aggancio, buona anche la conclusione, riesce soltanto a toccare Storari. Ma qui emerge il cuore del Messina che 60 secondi dopo trova il gol del 2-1, Sosa mette in mezzo, a botta sicura di Napoli e poi la vecchia. Con il colpo di testa vincente dalla linea di porta e il gol numero 3 del suo campionato. Il gol che riporta in vantaggio il Messina al 12° della ripresa. Pallone sulla linea, la vecchia anticipa Bianco, il gol del 2-1. Poi ancora la formazione giallorossa che prova a distendersi nel finale, continua a costruire occasioni all'80°. Il tocco vincente di Mamede con il sinistro, davvero splendida iniziativa sull'asse di Napoli, Sosa che riesce ad anticipare Gillet. Ma bene, tutto solo 3-1 e sono tre punti davvero importanti per Mutti, 13ª vittoria in 20 gare al Celeste.